Buongiorno a tutti, ho avuto alcune richieste sulla mia modesta raccolta di coltelli, modesta perché non è che mi sono messo mai a prendere coltelli da migliaia di euro, li ho presi sempre a simpatia, li vedevo, li toccavo e decidevo di acquistarli fin da quando ero ragazzino. Se riesco vorrei farveli vedere secondo il periodo d'acquisto, se mi ricordo il tutto. Vediamo un po', spero che non sia un video troppo lungo. Iniziai anche quando avevo 9-10 anni con un piccolo coltellino col quale mi divertivo con degli amici in vacanza a ritagliare dei pezzetti di legno. Quel coltellino non c'è più. È andato perso, non mi ricordo proprio che fine ha fatto, ma era molto simile a questo qua. Lo acquistai sempre in montagna dopo qualche anno. Questo è normalissimo, ma ci sono affezionato, ci l'avevo anche inciso. L'ho preso nel 1971, andavo per i boschi in montagna, sempre molto affilati. Mi piace tenerli, se possibile, a rasoio. Questo mi è sempre piaciuto molto. Fodero in cuoio. Una premessa. Dopo parecchi tentativi nel cercare di fare la lama, presi prima la classica pietra che si usa per renderli proprio a rasoio. Dopodiché, ultimamente, forse 2-3 mesi fa, scoprì tramite YouTube le famose bacchette. Bene, con queste e con molta facilità si riesce a ridare il filo ai coltelli e a renderli col taglio a rasoio. È veramente un ottimo prodotto. Proseguiamo dopo questo. Tramite un amico, questo mi venne regalato, l'ho maltrattato, ci ho fatto di tutto, non l'ho mai usato sul campo, ma ci ho sempre giocato in casa, ci ho fatto un sacco di casini, anche questo taglio a rasoio, sempre tramite le bacchette. Un bel coltellino, c'è un po' di storia, comunque questo è un altro. Anche questo un regalo, coltellino americano, le sue istruzioni, mai usato, sempre tenuto gelosamente. Taglia da far paura. Ho visto ultimamente questo, non la conoscevo neanche, dopo tanti anni, ieri e l'altro ieri mi sono messo a cercare su Google. Sono ancora in produzione in America, vale su 50-60 euro comprarli, no, 50-60 dollari a comprarlo nuovo. Poi arrivò quest'altro, preso in un'armeria negli anni sempre 78-82, giù di lì. È un acciaio da fare schifo, è proprio da roba da Cina, la pessima Cina, ecco, materiale
pessimo cinese di quegli anni. Vabbè, l'ho preso perché mi piaceva anche questo. Questo è il classico. La custodia in pelle con la pietra per affilare, l'ha preso qualche anno fa, sempre fatta arrivare dalla Victorinos. Ma nell'87-88 andai a Moena in gita, quando vado a fare le vacanze mi piace sempre portarmi dei regali indietro, e mi presi questo Victorinox, e qualche anno fa sempre acquistai le guancette nuove perché le sue si erano rotte, insomma mi cambiai le guancette, mi feci rimandare anche lo stuzzicadente, la penna. E questo è anche lui un coltello che va nei ricordi, con tutte ancora le istruzioni, il suo libricino, e insomma sono ricordi quando ero ragazzo. E qui si dimostra sempre comunque la mia grande passione per i coltelli. Ne ho tante altre, ma questa è una passione particolare. Ah, sono dimenticato di dire, la pietra, questa, è originale Arkansas. Arriva il periodo dove nell'87 presi questo coltello. La custodia l'ho fatta io, perché stupidamente all'epoca non pensavo a mantenere scatole, scatoline, foglietti, e buttai via tutto. Lo usai per qualche anno quando andavo nei boschi a divertirmi, poi adesso l'ho messo via, quelli senza tutta quella scritta che trovo orrenda. Questo è l'originalissimo Pack Master 184 con tutta la sua custodia. Io gli ho messo la bussola, l'ho messo, vabbè, qui l'ho messo il mio simbolo del CAI, che sono sempre stato iscritto al CAI, andavamo per montagna, un po' di paracord nero. Me lo sono un po' customizzato senza andare a stravolgere il disegno. Dentro nel manico cavo gli ho messo un 2-3 pillole per depurare l'acqua e un piccolissimo fire stick per il fuoco, niente di tutte quelle altre cose per cucire, tutte quelle stranezze. Nella custodia io ho ancora la sua bussola originale, i suoi perni, perché la usavano come ancoretta. Questa fu una richiesta specifica dei Navy Seals come disegno, fu tenuto operativo non tanto, forse qualche mese, 7-8 mesi, e ci sono operazioni militari con al fianco questo coltello. Poi dopo cambiarono e rimase comunque una pietra miliare nella coltelleria, soprattutto a manico cavo. E questo è il Quackmaster, che mi sono degnato di fare questa custodia proprio in suo onore. Proseguiamo con un altro coltello. Passarono un po' di anni, adesso non mi ricordo quanti, e cominciai a fare qualche altro acquisto. Presi questa, senza voler dire niente alla Fox, perché erano i primi anni forse della Fox, siamo sempre negli anni primi, fine 70, prime degli 80. Un acciaio, vabbè, sarà Inox senz'altro perché è da sub, un acciaio non ne ho proprio idea perché all'epoca qui non lo scrivevano, istruzioni non ce n'erano. Quello che mi ha sempre scocciato in tanti coltelli, che io gli darei 0 voti, è quando li metto su una linea e vedo che la lama comincia a deviare da qualche parte, e questo mi scoccia tantissimo, perché dico, non è possibile fabbricare coltelli che fanno la classica virgola dal manico alla punta. Questo lo detesto in tutti i coltelli. Infatti, una volta acquistati, se vedessi una cosa del genere, adesso quando li acquisto ci guardo subito,
li scarto immediatamente, è una cosa che non sopporto. Nel coltello a me piace la precisione, è un mio modestissimo parere. Arriva un altro, certo, un altro coltello da sub, perché facevo un po' di apnea non sub, io. Anche questo, se vado a vederlo, ha la lama che mi punta leggermente a sinistra. C'è niente da fare, coltelli. Arriva un altro coltello in 440 e non si legge più se A, B o C, non credo C. Comunque questo era il classico Skinner, dove aveva la parte sopra per aiutare a spellare. Io niente contro i cacciatori, ma non sono per niente cacciatore e assolutamente non ammazzo mai gli animali. Se vedo le formiche faccio il passo più lungo per non calpestarle, perciò a me piace il coltello perché piace e basta. Questo è il Grizzly della Muela, acciaio 440, non si legge più se è un 440 A, B o C, perché l'ho un po' customizzato, gli ho tolto lo skinner, insomma gli ho tolto anche il colore mimetico sul manico. L'ho fatto, questo lo usavo un po' per fare cioè l'ho maltrattato in poche parole, reso comunque al taglio sempre a rasoio. Coltellino della Buck, preso ultimamente, questo carino, mi è piaciuto, non lo trovo tanto utile per quello che faccio io, però mi piace la coltelleria e me lo sono preso. Mi ricorda tanto un bisturi comunque. Shining della Virginia, anche lui coltello senza pretese, e siamo sempre al solito discorso. Mi piaceva, l'ho visto, era il momento giusto, l'ho acquistato, l'ho usato un po' e poi l'ho messo nella raccolta, modesta raccolta, ripeto, modesta. Di questi Opinel non so quanti ne ho, ne ho un giro un po' dappertutto, in varie tasche, quando vado in campagna, questo è un classicissimo. In campagna è ottimo, quando mi devo sbucciare le pere, le mele e tutto il resto. Acciaio al carbonio, so che c'è anche in acciaio inox. Questo, come lo vedete, è super usato. Questo mi sa pure che Made in Polonia, roba del genere, sapete quelle bancarelle polacche. Questo l'ho preso, diciamo, in eredità a mio suocero, contadino, purtroppo ci ha lasciato e gli ho preso questo coltello multi-maltrattato. Questo coltellino da due soldi che serve unicamente per gli innesti, per fare innesti sulle piante. E via anche lì. Altro micro coltellino che l'avevo messo una volta in un kit d'emergenza. Taglia come un dannato. Acciaio sempre inox, ma roba molto economica, manicatura in alluminio, ma stiamo sempre sul molto molto economico. Altro della Victorinox, questo dell'esercito tedesco, questo l'ho usato un po', comodissimo per andare in campagna, picnic, non sono coltelli da fare chopping o altri lavori, ma è comodissimo quando uno fa una scampagnata. Poi è arrivato il momento
del Ben Grill, della Greber. Anche lui l'ho fatto molto a rasoio, l'ho usato parecchio, l'ho tenuto per un certo tempo nello zaino. Finito di essere maltrattato, l'ho riposto adesso nella raccolta e via. E anche lui nella mia custodia. Questi, 1, 2 e 3. Prima acquistai questo, che tanto la ditta è la stessa, della Banco. Tagliano come dannati, 9,50 euro. Acciaio inox. Dalle mie parti è usato tantissimo sempre, dai contadini, in campagna e in giro per vari lavori. Dopo quello ho visto i Mora e acquistai quest'altro Mora Kniv. Questo è praticamente nuovo, non l'ho mai usato, maltrattato e niente, l'ho preso e l'ho messo in raccolta, mai usato. Taglia sempre a rasoio, è ottimo. Dopo il Mora Kniv, che quello è costato mi pare 40 euro, mi sono innamorato, visto le recensioni, del Mora, quello un po' più serio. Acquistato, me lo sono montato in questa maniera perché ha varie possibilità. Anche lui è nuovo, l'ho portato in giro parecchie volte, però io ho il vizio che è sbagliato, perché si prendono i coltelli buoni poi non si usano per paura di fargli male, mi piace tenerli belli puliti, mi porto sempre un coltellaccio che è quello che sacrifico, poi accadesse mai uso quello un po' più serio, ma per fortuna non siamo in un film e riesco a tenermelo come piace a me. Ottimo coltello, ottimo acciaio, veramente un bel prodotto. A un certo punto ho cominciato a pensare anche alle accette. È venuta fuori questa, me la sono vista. Gli acquisti li faccio quasi al 90% ormai su computer online. Il Backmaster e i primi fino al 1995 direttamente in armeria o da amici a Milano, sempre in armerie molto particolari. E poi mi sono trasferito e dalle mie parti non ci sono granché di articoli di qualità, non li vendono, non tocca sempre andare online se vuoi, anche tramite altri negozi, che ne so, Collini, e ho fatto arrivare Amazon, e mi faccio arrivare quello che al momento magari sono disponibile a spendere e se mi innamoro. Un'accetta mai usata, l'ho presa che mi piaceva, ma non la trovo tanto utile per quel che deve fare o devo fare io. Comunque, l'ho presa, mi è piaciuta, della MFH. E via l'accetta. Altro regalo di un amico delle forze dell'ordine, un amico carabiniere sardo, anni fa è tornato dalle sue vacanze, mi ha regalato, bestia se duro, eccolo qua, il classico pattada, questo assolutamente artigianale, non so il tipo d'acciaio che è, taglia che è una cosa paurosa, non l'ho mai usato perché è un ricordo, mi piace, gli sono affezionato, ma non lo userò mai perché
e mi dispiace proprio andarlo a rovinare, anche se coltelli tanti dicono bisogna usarli, ma quelli che uso ce li ho già e li uso, gli altri li tengo un po' per ricordo. Questo è un coltello Cain Blades, lo acquistai in un'armeria un giorno che andai a prendere dei colpi che mi servivano, e coltellino da due soldi anche lui, niente di che, niente pretese, è bello, si apre con una mano. Questo me lo sono portato dietro ogni tanto quando andavo a pesca, della Leatherman Multitool. Questo è quello che tengo nello zaino attualmente, in un piccolo kit di tutto ciò che può servire, la chiamo così, Leatherman 100L, ottimo prodotto, ottimi acciai, questa non ha bisogno di pubblicità. Questo lo tengo fuori perché sta nel mio kit. Arriva il momento di un'altra accetta che tengo nello zaino, perché diciamo io sono un po' contrario a usare i coltelli per fare sforzi eccessivi, se c'è un'accettina per fare tante cosettine, questa mi piace molto, taglia, ne ho una molto molto più grossa, stessa marca della Fiskars, per quando devo spaccare pezzi di legno per la stufa legno della campagna. Però con questa ci si diverte e si porta in giro quando ti piace portarla, perché ha il suo peso anche lei. Sempre di questa marca che ho scoperto ultimamente, mi sono preso sempre da tenere nello zaino questo seghetto. È fenomenale, leggerissimo, invece di usare seghettini piccolini o altre cavolate, mi sono preso questo. Tanto sono dell'opinione che quando si va nel bosco un giorno o due ci si organizza, non bisogna andare con l'attrezzatura da spaccalegna, ti porta dietro qualche cosa per tagliare legnetti senza diventare matto. Altro coltello che acquistai all'epoca 3 anni fa credo, anche questo comprato in coltelleria in negozio, visto, piaciuto, acquistato. Sempre piaciuto, bello, ma da tenere come... volevo metterlo pure in esposizione, ma non... preferisco non mettere niente di questo. Bellissimo coltello, acciaio anche lui della Unite di Coltelleri, e l'acciaio anche lui un 440, sono mezzo accecato, non mi sono portato gli occhiali, non riesco a leggere che 440 è, comunque un 440, taglia benissimo, bello, col suo porta coltello da qualche parte farebbe la sua figura, ma non mi piace tenerli così esposti in casa, non vengono amici, magari con bambini più piccoli, anche metterle in alto, non, no, queste cose mi piace tenerle appartate e gelosamente nascoste. Arriva il momento, cosa ho preso prima? Prima ho preso questo. Questo è il famigerato Solognac, criticato, stracriticato, acciaio il 5CR15, e vi dico la verità, questo è quello che porto per fare i lavoracci, diciamo che è il coltello da backup quando so che devo andare a fare lavoracci, faccio le stecchette di legno per fare aiutare l'accensione, batto non batto, gli ho fatto 3000 volte la lama, che posso dire, per quello che deve fare non mi ha deluso. È un coltello che questo è stato venduto nel reparto caccia. Nel reparto caccia un coltello dovrebbe pensare essere bello affilato,
per scuoiare, e che vi devo dire, se uno si fa i salamini, tagliare i salamini e mangiarseli, ecco, non è il coltello, nei coltelli bisogna sempre usarli pensando alla loro natura, cioè chi li ha progettati e fabbricati, li ha fabbricati apposta per qualche cosa, per un preciso scopo. Quando andiamo al di fuori di questo scopo, se succede qualche cosa al coltello, non possiamo prendercela con nessuno. È come se mi compro un pettine e ci voglio tagliare la bistecca perché vede che è dentellato. Non si può, non posso dire che il pettine non vale niente. Comunque, per fare quello che devo fare, se si rompe o non si rompe, per quello che è costato, mi diverto e lo uso. Questo lo feci all'inizio della pandemia. Con la storia della pandemia ho fatto un po' di acquisti anche per vari hobby e mi sono preso la l'accetta della Ultra Force, mi è piaciuta, l'ho fatta arrivare dall'estero, da un sito estero, non l'ho mai usata anche questa perché uso accette da meno, ha tutte le sue spiegazioni, pubblicità e tutto quanto. Quello che ho fatto io unicamente è avergli fatto questo salvacolpi, messo un laccettino in cuoio, in pelle, e la manicatura in legno l'ho scurita proprio con un olio per il legno, per mantenerla, mi piaceva proprio così. Anche lei, questa è quella con la testa da 500 grammi, bellissima, la trovo molto bella. Se uno volesse fare un giorno un'uscita bushcraft e uscire insomma con questi articoli un po' più datati come tecnica, senza avere cose super nuove con manicature in policarbonati o altre ceci, io sinceramente non mi va di usarla, mi piace tenerla così come ricordo. Ognuno poi, ripeto, al suo gusto, ci sono quelli che fanno addirittura le prove di scasso, prendono i coltelli e ci vogliono tagliare l'acciaio, vero? L'ho visto su un coltello che vi faccio vedere dopo, hanno tagliato, sono riusciti a spaccarlo perché l'hanno preso in mossa, martellate, hanno fatto di tutti i colori, ma c'è poco da dire, poi se rompe un coltello fatto in quella maniera, non è colpa del coltello, non è stato fatto per essere messo in mossa e sacramentato, coraggio, mi faceva pena. Poi beati quelli che hanno quei soldi, che prendono certi coltelli e li distruggono in questa maniera, e ognuno con questi soldi fa quello che vuole, io ci sono geloso delle mie cose e me le tengo via bene. Sempre durante la pandemia mi sono preso il Fox, ho guardato tra tanti coltelli, questo l'ho fatto arrivare dalla coltelleria Collini e lo uso, me lo tengo in uno zaino, c'ho anche un altro zaino, vario i coltelli secondo il tipo di zaino e la permanenza che uno dovrebbe fare. Questo mi è piaciuto tanto, l'ho preso, ottimo acciaio, ottimo spessore, veramente buono il ottimo acciaio, sì. È un bel coltello da bosco per lavorarci, ci puoi fare tutto. Nel kit suo, nelle sue tasche, io gli ho messo un piccolo kit dove c'è un po' di tutto per accendere fuoco senza andare in giro e un altro Victorinox, tipo quello dell'esercito tedesco, però questo c'ha lo stuzzicadenti, c'ha la pinzetta, e trovo il miglior articolo per inserirlo in un coltello del genere se si vuole andare con uno zaino piccolissimo e un coltello dentro allo zaino che ti può aiutare in qualche cosa senza grandi pretese, eh? Qui ha tutte le sue cinghie per essere messo
alla coscia, ma non mi piace indossarli quando vado in giro. Non siamo in America, siamo in Italia. In Italia, se mangi troppi fagioli e spari bombe, ti chiedono il porto d'armi. Ultimi miei due acquisti recenti dell'ultimo mese, sempre tramite una presentazione di PDT, il parchetto del tagliagole, mi sono preso il Black Fox Vesuvius. Questo me lo sto portando addietro come attuale coltello da backup se faccio uscite almeno di un giorno in montagna. È quello che uso per fare i lavoracci. Pagato dal coltellaio Matto, se non sbaglio, di Siena o da quelle parti, a 78 euro. Spedizione l'ho pagata, sì, 6 euro, sempre tramite Amazon. Ma sapete che Amazon non è solo Amazon, quando comprate su Amazon date soldi anche a altre piccole attività che sono associate per le vendite. È un po' un punto come eBay, fate lavorare un po' tutti. In questa confezione io, tenendolo indossato, ho levato il ferro cerio, che c'era, l'ho sgridato, era, vedete, era applicato in questa maniera e dentro. Io l'ho tolto perché il ferro cerio non mi interessa quando vado per una giornata, lo fanno perché è compreso nel coltello. Black Fox, ottimo coltello, ottimo disegno, bellissimo. Oh yes. Ultimo arrivo, veramente un'arma quasi indistruttibile, bello veramente, e l'ho acquistato. Eccolo qua, il Falk Knife A1X. Io ho preso la versione XP, che sarebbe quella trattata. In alcuni manuali ho letto che è stata trattata con una pellicola con durezza 84. Durezza 84, la pellicola sopra, eh? Poi l'acciaio è un acciaio giapponese laminato, e l'acciaio viene mandato in Svezia, e la Svezia lavorano e ci fanno questi coltelli. 7 mm di spessore, e è un bel coltello. Non l'ho ancora usato per cose gravose, l'ho riguardato un attimo il filo perché penso che quando lo fabbricano viene fatto a rasoio. Poi, mettendogli sopra questo trattamento che lo rende scuro, andando sopra il filo taglia un po' l'effetto rasoio. Ho preso le classiche bacchette, 3 passate, è una cosa paurosa. Ho levato quella pellicola proprio sul filo, ultimo filo, e taglia da fa paura. Questo è un bel coltello. Tanti hanno criticato la custodia, molto economica, una plastica non so che tipo, c'è il nome, non mi ricordo il nome. Ho fatto una recensione su questo coltello comunque con tutte le scritte. Mi piace molto.
così non può uscire e non è insicura, perché c'ha la guardia che va a incastrarsi, bisogna premere il coltello, fare un po' di leva e allora esce. Se volete ancora più sicura, c'è questa qua, c'è una leva che preme il coltello contro l'altra parte, non balla neanche più, qui potete tirare quanto volete che non viene su assolutamente, dovete sganciare la sicura, così vedete, col pollice fate pressione, tirate di qui e il coltello esce. In questa maniera, diciamo, se uno fosse un militare o per altri scopi dove si può fare queste cose, se lo può attaccare anche a testa in giù sulle spalle di un giubbotto militare, e così di sicuro non lo perdete. Ecco, questi sono i miei coltelli, la mia piccola modesta raccolta. Non sono di quegli appassionati che ne vuole la centinaia. Che vi devo dire? Spero che vi sia piaciuto il filmato, che non sia stato troppo lungo, una rottura di palle. E alcuni me l'hanno chiesto, mi hanno chiesto la mia raccolta. Io ho preferito, piuttosto che farne uno per uno, 30 filmatini che poi rompono e basta, ho fatto una piccola presentazione e li ho finito. Quando ne acquisterò un altro, magari farò la presentazione su un altro coltello da solo, ma non di più. Signori, arrivederci.